Buongiorno e benvenuti al mio canale. Un paio di giorni fa ho pubblicato una guida su come mostrare nella televisione o anche in un monitor lo schermo di un dispositivo Android, sia esso uno smartphone ma anche un tablet, e ho anche pubblicato un video come faccio di solito. Questo è il video in cui ho specificato che lo schermo si può trasmettere dal cellulare a Smart TV, a Chromecast e al Fire TV. Ero stato un po' troppo ottimista perché si può sì trasmettere su Smart TV e su Chromecast, invece per l'Amazon Fire TV c'è bisogno di un aiutino esterno. L'aiutino esterno è costituito da un'applicazione. Io ne ho provate qualcuna, quella che mi ha soddisfatto maggiormente è stata questa, è Harbin TV Screen Mirroring, che per visualizzare appunto lo schermo di Android anche sul Fire TV Stick o anche Fire TV di altro tipo, sempre di Amazon, deve essere installato sia nello smartphone o nel tablet, sia anche nel Fire TV attraverso l'App Store di Amazon. E adesso vediamo come si fa a lato pratico. Ovviamente, Harbin TV Screen Mirroring deve essere installato innanzitutto sul nostro dispositivo Android. E adesso vediamo come procedere con la Fire TV Stick. Sto registrando contemporaneamente lo schermo del Fire TV e del cellulare per mostrarvi appunto come procedere. Sul cellulare ho già installato l'applicazione Harbin Mirror to Fire TV e adesso la devo installare anche sul Fire TV. Io l'ho già installata, ma se uno non l'ha installata, chiaramente va sulle applicazioni. Come vedete, c'è l'App Store. Apre l'App Store e quindi cerca Harbin su ricerca, quindi è già visibile nei suggerimenti, si apre, io l'ho già installata, questa qua è Harbin TV Screen Mirroring Receiver, eccola qua, l'ho già installata, quindi a questo punto cosa si fa? Si tocca Mirror for Fire TV nello smartphone, si vede No TV Connected, quindi si deve connettere il nostro Amazon Fire TV. Si tocca Screen Mirroring e qui ci sono tutti i Fire TV che io ho nel mio appartamento. Scelgo quello appunto della camera, Fire TV Stick Camera, e adesso è connesso, vedete? Quindi vado su Screen Mirroring. Poi vado su Start Mirroring in basso. Qui c'è accedi ora, questa è una pubblicità, quindi vado su Chiudi e quindi vado su Avvia adesso per avviare il mirroring e adesso si vedrà lo schermo dello smartphone nella Fire TV. Eccolo qua, vedete? Chiaramente io posso poi spostare la immagine dello smartphone e questa verrà ovviamente vista anche sulla Fire TV. C'è una latenza però di un circa mezzo secondo, contrariamente invece a quella che vi ho fatto vedere in precedenza con i Google Chromecast, in cui praticamente non c'era latenza, era perfetta. Qui c'è un po' di latenza. Comunque faccio vedere come si fa. Naturalmente possiamo aprire dei servizi di streaming, per esempio, e provare a visualizzarli, però chiaramente il problema è quello che in alcuni casi non si riesce a trasmettere questi servizi di streaming perché ci sono dei problemi di copyright. Solo con RaiPlay funziona, però si possono trasmettere dei video, per esempio. Io vi faccio vedere, per esempio, si va su un file manager, oppure si può andare anche su foto. Andiamo su un file manager, eccolo qua. Cioè su video si scorrono vari video e si tocca proprio su un video per riprodurlo. Come vedete si può scegliere il modo di riproduzione e io consiglio sempre VLC. Aprendo con VLC si visualizza nello schermo della Fire TV il video, così come si visualizza anche nello schermo dello smartphone. La cosa interessante di questa applicazione rispetto a quella che abbiamo visto è che si può andare in orizzontale. Io sposto in orizzontale lo smartphone
ed ecco che automaticamente verrà spostato in orizzontale anche la visualizzazione del video sulla televisione. Vedete, perfetto, veramente notevole. Torno in verticale e questo, diciamo così, chiaramente si può anche pubblicare un audio. Scegliamo questo video qua, andiamo su VLC. Questo è il cavo per collegare smartphone e o tablet al televisore. Come vedete, è formato da due porte. Questa è la porta, vedete, è formato da due porte. Questa è la porta per. Come sentite anche dal suono, c'è una certa latenza tra il video che viene riprodotto nello smartphone rispetto a quello che viene visualizzato invece nella televisione. Si può tornare alla home di Fire TV Stick, ma come vedete con questa applicazione si può effettivamente riprodurre i contenuti dello smartphone nella televisione in cui ci sia stato installato in una porta HDMI un Amazon Fire TV Stick, oppure anche ovviamente un Amazon Fire TV di tipo più evoluto come Cube, ce ne sono altri adesso, non mi ricordo neppure quali siano. E questo è tutto, alla prossima volta.